Ciao ragazzi, ho iniziato a creare questo beat e mi sono detto, ma perché non faccio un video così almeno lo facciamo insieme? Così non mi diverto da solo, ecco. Dai, iniziamo. Ragazzi, ho iniziato con questo beat, con questi accordi qua che vi faccio vedere adesso. Semplice. E poi l'ho messo su Kontakt, sulla chitarra di Kontakt, che mi piace tantissimo. Sulla chitarra di Kontakt da questo. Semplice. E poi più avanti praticamente cosa è stato ho fatto? Ho aggiunto praticamente questo, questa seconda, ho preso soltanto le stesse accordi, li ho messo su Electra Ace che mi ha dato questo arpeggio. Ma questo arpeggio, visto che suonava come a me non piaceva, suonava così. E poi ho messo un EQ, ho tagliato le frequenze che a me non serviva, che non piaceva. Almeno così si abbina bene. Poi ho aggiunto questo. Comunque è un suono che non so ancora dove metterlo, questo suono qua. Questo suono non so ancora dove metterlo, però adesso vediamo un po'. Provando, riusciremo comunque a trovare dove metterlo. Ho messo un effetto su cross beat che fa così. Ho messo questo effetto di volume perché voglio che la nota principale, quando entra la nota, deve suonare molto più bassa e deve sentirsi di più gli effetti dopo. E quindi fa così. Mi piace, però secondo me ha bisogno di un'altra cosa. Voglio mettere un altro strumento che faccia che lo aiuti. Convertiamolo. All'inizio deve iniziare da solo. Voglio anche che questo strumento, questo qua, voglio che non lo voglio tutta per adesso, quindi facciamo così, converto un attimo, poi vediamo quello che questa tastiera la togliamo, non ci serve. Proviamo a metterlo un'automazione qua per farlo sentire soltanto da qua in poi. Proviamo a fare una cosa così. Ok, adesso vediamo che cosa aggiungere. Convertiamo la chitarra. Cerchiamo di trovare qualcosa. Proviamo adesso a mettere il kick. Thank you.
ci mettiamo. Wow, ragazzi. Comunque, dopo questa voce, continuiamo sempre a lavorare. Vediamo. Proviamo a cambiare la chitarra. Quindi ragazzi, fino adesso ci siamo quasi, stiamo vedendo ancora cosa ci va bene, cosa non ci va. Il basso. No, comunque con il basso andiamo sul mio. Dimenticate, andate a scaricarvi Adamos, il mio one shot, che ci sono dei suoni pazzeschi. Ragazzi, adesso bisogna vedere un po' e poi iniziamo un po' a fare, facciamo un piccolo arrangiamento e poi vediamo il beat. Però la mia idea, ragazzi, ho ancora tantissime idee da buttare giù su questo beat. Quindi per non dilungare troppo il video, mi fermo qua. Però se voi volete, chiedete sotto nei commenti se volete il progetto di questo beat, dovete scrivermi lì sotto, ragazzi, dovete scrivermi sotto nei commenti, scrivetemi sotto, più siete, più ho la motivazione di darvi il progetto. Quindi scrivete sotto se volete il progetto di questo beat, così magari voglio vedere anche questo beat dal vostro punto di vista, come riuscirete a lavorarlo. Quindi è semplice, adesso io aggiungo un po' delle melodie, faccio un piccolissimo arrangiamento e poi lo ascoltiamo. Ragazzi, questo era tutto, ci vediamo al prossimo video e iscrivetevi al canale qua sotto. Peace!